Personale che non sono costante sulla pandemia in modo da garantire un confronto immediato. Eccoci qua! Converrete con me, ragazzi, converrete con me che è una signora sigla, eh? È una signora sigla, grazie Francesco. Questa è invece una puntata speciale, una puntata zero, possiamo definirla così. Allora, vi sto mettendo il farfallino, il papillon, chiamatelo come vi pare, per rispetto dei miei ospiti. Addirittura ho tirato fuori dal frigo bar qui del Tugurio una bottiglia di spumante di quello buono per poter appunto accogliere e festeggiare i miei ospiti. Questa mattina mi sono svegliato e mentre insomma mi facevo la barba canticchiavo una canzone che ha i suoi anni, penso 20, e la canzone faceva Follow, yeah, a little fall. Ricordate di chi è? Double D, con noi ad aprire questo appuntamento con i brutti dotati, un mostro sacro, un DJ famosissimo internazionale, che posso dire che è un amico mio, con cui ho lavorato, Davide Dominella! Davide, ci sei? Eccolo. Sì, ci sono. Ciao Davide! ciao. Ben ritrovato, già ti ho fatto una piccola presentazione a modo mio, d'altronde così, è un piacere vederti l'ultima volta che ci sei. Anche per me. Eri più o meno così, cioè sempre un po' finato così e sentendo la musica, anzi con la cuffia, ecco così. E poi, c'è della serie, sì, ti saluto, ma non mi sta a rompere le scatole perché sto a lavorare. Classico. Allora, dici tutto. Dove sei innanzitutto? A casa, sono a casa. Perché tu sì. Hai uno studio, no? Dentro casa. un piccolo home studio, diciamo, dove sviluppo delle idee che poi finirò, diciamo, nello studio che ho ad Ancona. Io ho avuto il piacere e l'onore di farmi fare un grandissimo lavoro, il mio primo lavoro come cantante qualche anno fa. Io ti ringrazio per tutta la grandissima professionalità nel trattarmi da cantante. Te lo ricordi? No, io il pezzo quando tu me l'hai accennato me lo ricordavo, però adesso piano piano diventa tutto un po' più chiaro. Oh, guarda, ascolta, adesso tu mi stai guardando ridicolissimamente con questo farfallino, ma ti spiego il perché di questo farfallino. Cioè, da quando mi hai lasciato te, da quando ci siamo lasciati, a livello professionale, parliamo così. Sì. Io sono rimasto lo stesso imbecille di quella volta, nel senso che insieme a un caro amico, DJ, ma DJ è una parola grossa, lui si definisce più un disc jockey, è una persona che adesso lo sto invitando, come sto invitando anche un'altra persona, dicevo, con questa persona abbiamo fatto 10 anni di intrattenimento, musica e quant'altro. Lui metteva i dischi e io dicevo le vabbè. E con noi, guarda, intanto è arrivata Fiamma Oro. Ciao Fiamma! Ciao! Lei è l'unica. Come sei elegante! Eh sì, ma è per voi questa cosa. Anche per il mio ospite sopra c'è Davide Dominella. Sai, te sei giovane, ma sai chi è lui, sì. Beh, certo, ha animato i pomeriggi e le serate della mia adolescenza. Vedi, sei anziano da! Hai capito. No, dicevo che c'ho questo farfallino, adesso aspettiamo DJ Fabri o DJ Ozzy o Fabrizio Stronati che si sta collegando, che ovviamente hai sempre i suoi problemi tecnici. Voi DJ ci avete sempre i problemi tecnici, vero da? Beh, normale, è difficile che va tutto liscio. Mi racconti intanto che aspettiamo Fabrizio, un aneddoto dove appunto c'era un problema tecnico e come l'hai risolto, o qualcosa di simile. A parte quella volta, ti ringrazio ancora che hai messo sulla mia canzone in un locale dove tutti ballavano, a un certo punto hai messo sulla mia canzone e ti hanno guardato tutti e mi dico, ma che azzardo ha fatto stavolta, Davide? Te la ricordi anche quella, sì, situazione incredibile.
No, io guarda, di cose potrei raccontartene diverse, ma quella che succedeva più spesso era quando lavoravamo con i vinili ancora e ti si rompeva la puntina del disco che stava andando e quindi blackout, non c'era più musica, tutti si giravano per guardarti, qualche fischio e tanto te dovevi andare di corsa a prendere l'altro disco, tirarlo fuori, metterlo su, metti la puntina, farlo partire e passava del tempo, parecchio tempo. E quindi quello succedeva spesso, perché è normale che la puntina di un giradischi si usuri e poi di conseguenza ti possa lasciare a piedi in qualsiasi momento. Quello è stato, diciamo, una cosa frequente. Poi qualche volta è successo che qualche fenomeno ha versato, che ne so, un cocker room nella centralina delle luci e quindi si è spento tutto e siamo fermati. Oppure che non so, adesso cerco di ricordarmi. Queste sono cose sono successe più di una volta, eh. No, sai cosa mi viene in mente? Adesso paragonandolo un po' a quello che abbiamo fatto noi negli ultimi anni, no, Fiamma? Fabrizio ancora non c'è, chiaramente. Tipo appunto il rapporto voices e voce e diciamo intrattenitore e DJ, no? E c'era la nostra amica Fiamma che nell'ultimo Capodanno, nell'ultima grande festa che abbiamo fatto, andava a fare da tramite pubblico e DJ. Ti ricordi l'effetto che hai avuto su Fabrizio, Fiamma? Te la ricordi? Certo, non, vabbè che poi dopo la serata si è animata, poi ci siamo anche un pochino rallegrati con un goccio di vino, però sì, certo che me lo ricordo. Però i disguidi, i soliti disguidi, e insomma, a volte anche uno spunto per dare un effetto particolare, un là che Sì, dare certo. via. Esatto, era Insomma, tanto una si scusa. improvvisa. Sì, esatto, una scusa, no? È un po' come Davide, un po' come i tuoi amici Roberto Cardelli e Lucino, no? Con cui mi sono incontrato qualche tempo fa per altre storie, e allora ho raccontato le nostre e facevano proprio scopa con quelle loro. Cioè, e poi il fatto che comunque adesso, diciamo, quando tu vedi un giovane DJ che vado a suonare, a me mi fa incazzare questa cosa ancora, Davide. Tu sai, un conto è il DJ della tua era che effettivamente correva i suoi rischi nell'adoperarsi. Adesso con questa tecnologia, facciamola sta critica, dai, da vecchiarelli. Guarda, allora, io purtroppo sono uno che è pro tecnologia. Magari ho. Non ti sento più. No, si è zittato. Non ti sento più. No, Perché si... sono andato via un Adesso attimo sì. perché cercano di chiamarmi. Adesso sto. Ah, vedi? Cioè, il bello che stavi dicendo, sei pro tecnologia e poi ti va via l'audio. Ah, ecco, scompare. No, mi stai sentendo? Mi Bellissima sta senti? cosa. I problemi tecnici che ti dicevo, vedi come funziona. Eccolo. È un classico, no, Fiamma? Adesso bisogna tappare i buchi. Allora, bisogna un attimo... Cioè, è il bello della diretta, no? Esatto, Qui che si poi non vede se siamo in c'hai lo diretta. sprint, se c'hai lo sprint oppure no. Esatto. Questo è il mondo dello spettacolo. Allora, intanto che Davide si ricollega, io ti dicevo, ti stavo spiegando il perché del farfallino, stavo spiegando, no? Perché Ecco, questa sì. eleganza. Tu ti ricordi l'ultima volta che ci siamo visti e io ero praticamente Sì. vestito così, con, Sì. anzi, proprio in questa maniera, guarda, adesso faccio partire anche la base, un secondo, che allestisco. Eccola. E poi c'era questa situazione qua, arrivo. Era praticamente l'ultimo dell'anno del 2018. Sì, Sì, ti 2018. ricordi? Aspetta, ecco. Eccolo. Eccola lì! Meno 10, 9, 8! E io con la 9, 8, mutanda, 7! sulla testa e murando, murando. E poi abbiamo deciso di non
di non farlo, cioè l'anno dopo di non farlo più per, insomma, abbiamo preso un anno sabbatico, no? E poi in realtà ha portato male, no? Porca miseria, non ha portato davvero male. Cioè, era andato tutto bene nel 2019, ci siamo fermati e poi da quando ci siamo fermati tutto è andato in scatafascio. È per questo motivo che io ho detto non posso stare fermo in questo secondo lockdown, perché altrimenti mi scarico come un cellulare, e ho ripreso questa cosa di andare a rompere le scatole agli amici. Bravo! Esatto, e quindi ho cercato di dare quella forza motrice per stare un po' insieme e farci compagnia. Vediamo un po' se Davide giusto. Rientra. Sì, ci sono, ascoltando. Allora stavi dicendo che tu eri per la tecnologia, no? Sei pro tecnologia. Assolutamente sì, cioè sono assolutamente per la tecnologia, perché penso che un DJ è come, cioè non paragonabile esattamente a un musicista, però il musicista può cambiare il pianoforte, ma sono le sue mani quelle che poi faranno suonare lo strumento, no? Nel senso, noi DJ lavoriamo con, tra virgolette, un po' di psicologia, no? Ci troviamo davanti delle persone che dobbiamo far divertire, e quindi iniziamo un percorso nella serata, e lo possiamo fare con i CD, con i vinili, con il controller, con tutto quello che c'è, la tecnologia ci mette a disposizione. Io anche oggi, non so se tu la conosci, c'è una tipologia di... si chiama DJing. Mi stai dando del vecchio. No, è un po' specifica, diciamo. Utilizziamo dei vinili comunque, ma dove non è incisa musica, ma sono incisi dei dati, e i giradischi sono collegati al computer tramite una scheda audio. Quindi cambiamo il brano sul computer, ma il vinile è sempre lo stesso. È una cosa un po', non so, c'hai presente? Noi, quando tu lavori, è come se lavorassi con i vinili proprio. Guarda, te ne faccio vedere uno. Ce l'ho qua, guarda. Non so se riesci a vederli, eh? Sì, lo apro sì, proprio sì. In diretta. Sono qua che ce l'ho qua davanti, te lo faccio vedere. È una cosa particolare, perché dentro c'è, invece di esserci incisa la musica, c'è inciso praticamente un time code, è un codice di tempo. E il vinile, non so se lo vedi, lo vedi? Sì, lo vediamo. Vedi, questo è un vinile proprio. Sembra un vinile vero, però qui non c'è incisa musica. Ti sta guardando pure il nostro amico DJ Ozzy, che ti guarda con interesse. Guarda un po'. Ciao Fabrizio. Ciao, hai visto chi c'è? Ciao. Sì, ho visto. Mi fa ritornare giovane con la musica sua. Ballavo su tubi quando c'era Fondo. No, ma siamo sempre giovani. Lui è il mio compagno dei Brutti e Dotati, e andiamo a fare i danni in giro, come magari, ecco. Dicevi di questa tecnica, effettivamente è una sorta proprio di disco, cioè a tutti gli effetti. È una, diciamo che è una fusione fra quello che era il lavoro analogico con i vinili e la tecnologia, diciamo il lavoro digitale con i computer e le tracce che sono dei file, piuttosto che delle canzoni incise proprio sul vinile. Questa tecnologia mette un po' d'accordo, secondo me, le vecchie e le nuove generazioni. A noi ci dà sempre la soddisfazione di poter toccare il vinile, che per noi è, per chi ha lavorato come me 40 anni con i vinili, è come niente. È di casa. Non si può fare, non si può dire. Siamo in fascia protetta, non si può dire. E invece, capito, ci sono i ragazzi giovani che non conoscono quel mondo. È anche molto più difficile lavorare con i vinili che con i controller, i CD, eccetera. E non per questo non devono comunque poter fare questo lavoro, perché, come ti ripeto, è il nostro lavoro, un lavoro sia DJ con la testa, no? Con le mani. Hai capito, Fabrizio? Con la testa, no? Con le mani. Con tutte e due, certo. Te, glielo puoi anche dire a Davide che tu riesci a mettere i dischi non adoperando né la testa né le mani. È una roba assurda. Sì, col pensiero. Vuoi fare la domanda, visto che abbiamo il guru lì?
No, quella io anch'io mi interesso di quelle cose. Ho visto quei dischi finti, sono eccezionali. Sono eccezionali. Te passerai. Praticamente ci carichi tutto. Te passerai, dico, alla terza tua console, no? Investimento, una crescita sì. Che hai sviluppato dopo che diciamo sei diventato maturo, vero? Cioè tu eri partito con le scuole, cioè il dopo scuola, e poi hai visto che comunque il DJ ramazzava poco a livello delle donne, no? Non è così, Davide? Bene, dai. Era un po' come quello che suonava la chitarra attorno al falò, metteva la musica, suonava . E con altri ciucciavano, eh? Beh, no, guarda, potrei smentirti su sta cosa. Grande, questa mi è piaciuta. Io ho ancora un bellissimo ricordo delle nottate passate a registrare quelle maledette 10 tracce. Quando avevi lo studio in campagna, mi ricordo, una casa in campagna adoperata a questo, ma ancora c'hai questo tipo di passione? Io mi ricordo, erano le 3 di mattina e stavi lì a trovare il suono perfetto. Io che ero, diciamo, il mandante del lavoro, vabbè Davide, va benissimo questo, ti ricordo. E ti andavi, no, fino a quando non c'avevi la cosa perfetta? Guarda, per ciò che riguarda lo studio di registrazione, io ancora ho uno studio di registrazione, ci siamo praticamente trasferiti ad Ancona, zona Baraccola, facciamo ancora produzioni, anche se il mondo è cambiato a livello di produzione, è proprio cambiato completamente, anche il mondo musicale in generale è cambiato, però continuo a fare qualcosa, mi diverto, perché non amo molto le produzioni che stanno facendo ora, cioè quello che diciamo viene messo nei locali, anzi adesso non viene messo niente nei locali perché siamo a casa tutti, appunto. Da febbraio io ti dico che non so neanche quando inizieremo di nuovo nei locali, però comunque non mi piacciono le produzioni che fanno ora, non sono d'accordo. Infatti poi dopo in un certo senso va a stilizzare anche quello che un DJ mette, no? La tipologia di musica, per esempio il mio amico DJ Ozzy Fabri è collegato e attaccato agli anni 90/80 e anche è sceso ancora agli anni 50, è vero Fabri? Sì, vero, vabbè, sono i ritmi più belli, ecco, vedi. È quello. E invece la mia splendida Fiamma, che ti guarda ammirata, lei è più per i caraibici, vero Fia? Sì, vabbè, anch'io ho avuto il mio periodo di discoteca, perché ho fatto un po' di qua, un po' di là, però sì, io nasco come ballerina di caraibico, poi mi sono stufata, mi sono data la discoteca e poi sono ritornata nei caraibici e faccio un po' di qua e di là. Però ho avuto un periodo lunedì, martedì, venerdì, sabato, domenica pomeriggio e domenica sera. Wow, lavoro. Era la mia seconda casa. Che bello. Io niente, adesso congedo il professionista Davide. Davide, l'ultima domandissima. Cosa provi quando risenti in radio, che ne so, People Get Up, oppure Fall Love, o altre produzioni che hai fatto, che ti scatta dentro? Guarda, sono comunque dei ricordi, prima di tutto sono dei ricordi bellissimi di un periodo irripetibile, ma non solo per me, ma per tutta la società. È cambiato tutto e io sono molto legato a quel periodo degli anni 90. Dove secondo me stavamo benissimo, molto bene. mi ricordano, io guarda, facendo DJ ti posso dire una cosa, le mie produzioni chiaramente mi ricordano anche i lavori studio, il lavoro fatto, il lavoro che poi è stato seguito, non so, anche la soddisfazione del disco di platino, di Found Love, oppure, che ne so, l'uscita americana, c'ho tanti ricordi quando sento Found Love.
oppure People Get Up. Però devo dirti la verità, io avendo fatto da sempre questo lavoro, ti farà ridere, ma quasi tutti i brani che ascolto, che chiaramente ho utilizzato, mi ricordano qualcosa, sempre. O un locale, o una persona, oppure un periodo. Per forza che è così. Sì, è così, è il momento che caratterizza, certo. Io appunto ho molte tracce, tra virgolette, di quel CD che abbiamo fatto insieme, che mi ricollegano anche a quei momenti vissuti nel registrarlo, e anche i consigli tuoi, no? è stato veramente bello, sì. Guarda, allora io adesso intanto congedo a Davide, perché poi noi facciamo festa adesso, cioè i vecchi vanno a nanna, ha capito. Okay. È stato con noi a Brutti Dotati Show il mitico Davide Domenella, Double D. Ciao, grazie, ciao, Davide. Ciao. No, ciao, io ciao. Saluto. Ah, ok. Salutiamo insieme. Ciao. Adesso a sapere come farlo uscire, ok. Ok. Eccoci qua, ragazzi. Con noi a fare l'aperitivo, dai. L'aperitivo virtuale. Io ho spiegato, caro amico DJ Ozzy, perché adesso sei nel contesto Brutti e Dotati, il perché del mio farfallino. Ho fatto un piccolo remake, un ricordo di quello che è stato l'ultimo nostro capodanno, dove alla fine appunto ero così con le mutande e ubriaco perso, è lì che abbiamo deciso: basta, è l'ultima volta. Quante volte, Fiamma, hai detto questa è l'ultima volta? Tante. Poi dopo non era mai l'ultima. Diciamo che era come i pronostici di Capodanno, no? Gli auguri, gli auspici. Speriamo in un anno migliore e poi dopo ti trovi il 2020. Ecco, esatto. Appena si sbloccherà le cose recupereremo, Roby, tranquillo. E sarà doppia festa, visto che uno lo saltiamo. In assoluto sarà così, ragazzi, sarà così. Questa io la considero una puntata speciale, puntata zero, nel senso che, ecco, con gli ultimi amici con cui abbiamo fatto Baldoria, in un certo senso stiamo cercando di, come dire, attaccarci per poter dire non è finita, ragazzi, esatto, attenzione all'effetto ghost. Ma te manca mettere aprire il canale YouTube direttamente? Lo sto facendo, ma sostanzialmente capito? Ecco, ok. Ed è per questo che con noi Fiammoro e il suo canale YouTube, dove la potrete vedere nella veste di Taditini Puri, e poi vedete voi, va bene. Boh, io ne ho 3-4 di canali, quindi uno dei quattro. Ma sì, te sei la multisocial del nostro gruppo. E io, a differenza di Davide, io non sono tecnologica, però... Però ti piace la comunicazione, ti piace... Esatto, sì. L'essere... Sì, e invece, scusa, dove sei tu adesso, Fabrizio? Io sono a casa. A casa, ok. No, perché sembri sì, così sì. Da sotto, sembri in esilio, cioè dalla serie. Sono, visto la serata di ieri sera, mi sto riposando e sto parlando con voi. Bene, sono contentissimo. Io non vedo l'ora di rifare qualcosa insieme. Ho davvero... Ho scritto l'ennesima commedia, ho riscritto i peggio trattati di pace e di guerra al mondo. Sono qua che appunto sospiro nel vedervi. Penso, sono anziano, sono l'anziano io veramente a questo punto. Ma là. Che ne dici? Ma cosa sei anziano te, su? Ma voi lo sapete che, ragazzi, adesso come adesso, noi siamo tre soggetti molto pericolosi, capito? Perché... sì, siamo soggetti pericolosi perché andiamo a innescare il divertimento, l'assemblamento. Ora come ora saremo anche ricercati, no? Non è così? Guarda, io mi sono data al vero esilio, quindi bravo. Voi semmai, io no, ha voglia beccarmi. Allora, io l'ultima volta che ho suonato c'era la polizia emborghese. Ero a Palombina Nuova e ritornati sempre loro che mi conoscevano, siamo scappati giusto per non prendere la multa, quindi
è andata sempre bene. Io invece ho dato un paio di sole a un paio di locali e mi sono dato per malato perché, oh, ragazzi, mentalmente non ero libero e quindi mi sentivo un untore. Così. Poi fare una serata con una visiera mi sembrava un po' così, già paradossale di mio. E poi se era una serata comica, ancora di più. vabbè, detto questo. No, perché adesso non c'è più il nasetto rosso, bensì ci sarà la visiera apposta con la macchietta rossa. Tutta, direttamente tutta rossa. Esatto, direttamente tutta rossa. Io ragazzi, veramente, adesso io non so dove collegherò questa nostra puntata, penso veramente puntata zero. Ho cercato di, come dire, miscelare la mia anima giornalistica con quella comica da intrattenitore. E quindi... Ho rotto le palle un po' a tutti gli amici più o meno famosi, tra cui appunto oggi Davide Dominella, che era veramente 15 anni che non lo vedevo, però c'è stato sempre questo grandissimo feeling a distanza e grandissimo professionista, come avete visto, ancora sì. Lui è in auge, magari Dio, è così. E poi quando ho messo la musichina lì di Found Love, l'ho visto con l'orecchio un po' ting! Molto propenso. Vabbè, auspici per questo secondo lockdown, per questa nuova... Cioè, non penso che faremo Capodanno insieme, no? Non lo so. Vogliamo farlo? Okay. io non lo so, perché non credo di essere da sola. Quindi... Io il 20... Bello, mi piace questa cosa. Invece te? Fabri? Il 29 dicembre faccio 50 anni, voglio fare la sborda che mi sveglio il 5 di gennaio, faccio una settimana. Vabbè, hai vinto tutto! Dai! Io lo riconosco così lo riconosco, così è Fabrizio. È soltanto peggiorato poi. Come? E poi è soltanto peggiorato, poi te lo sai. Adesso ci bene, così. No, d'altronde, ragazzi, sicuramente sarà un capodanno molto, 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 molto diverso, però facciamoci forza, soprattutto noi che in un certo senso lo vivevamo in una certa maniera. Io ti posso dire che l'anno scorso, il capodanno dove abbiamo deciso di non lavorare, ragazzi, voi non ci crederete mai, ma è stato il capodanno più bello della mia vita. Grazie, è bellissimo questo dire, cioè, come? Sì, no, ma... Fabrizio lo sa perché Fabrizio ha la stessa maniera mia, se l'ha goduta in una maniera amici, famiglia, no Fabri? Sì, sì, sono stato a Rimini in piazza, non c'ero mai stato, per dire. Cioè, pensa quanti anni è che lavoriamo mentre gli altri si divertono. Vabbè, anche la mia è stata la più bella almeno dell'ultimo decennio. Ma quindi... io lo so, noi lo sappiamo tutti, chi ti conosce sa che hai trovato l'amore, l'amore, beato lui perché di stare vicino a te è sicuramente un grandissimo pregio, un grandissimo onore, una grandissima persona, grazie. Che sei, oltre che carino, come sai sviolinare tu, non lo sa fare nessuno. Infatti sono un gran paraculo e questo pezzo lo taglierò sicuramente, ragazzi. No, ma andrà nel dietro le quinte, nel video con tutti quelli degli errori, le cose che non si devono pubblicare. Guarda, dietro le quinte Fiamma ci sta nelle robe più assurde, ci sono molti moccoli, come dice mio amico Fabrizio, davvero tante volte dico ma chi me l'ha fatto fare, ma in realtà è proprio un bisogno quello mio di intercedere o comunque interagire e colloquiare con le persone. Io non riesco a stare senza di voi, senza il pubblico, senza la musica e quant'altro, e quindi senza la cacciara. Non ho capito, senza la cacciara, esatto. Guarda, c'ho Zoom che mi dice fatela finita, basta così, saluto i tuoi amici. Quindi io vi saluto, ragazzi. Ci vediamo sicuramente anche in un'altra maniera. Vi amo. Buon tutto, ok? Buon tutto. Buon tutto e buon Black Friday. Eccolo, sì, va bene. Okay, anche quello, va bene. Ciao, ragazzi. Vi amo. Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. E ritorniamo in studio, qui dal Tugurio, e yeah, salutando i miei amici Fiamma e DJ Ozzy, grazie ancora ragazzi per questo supporto in questa puntata zero, in questo start. E poi ringrazio anche il mitico DJ Domenella, Davide, grazie ancora, Double D Forever. E poi vi vado a presentare ulteriori mostri sacri, qualcosa di puro, veramente puro, rock, quasi che stacca da quello che è la discoteca, anche se è agglomerante e amalgamante come la discoteca. Mi piace l'amalgamante. Dicevo qualcosa di puro, io ringrazierò sempre Joe Big George per questo regalo che mi ha fatto. Vi vado a presentare appunto i saluti e un pezzettino di un concerto dei grandissimi Cornalco. Grazie ancora, alla prossima puntata. Ciao amici, sono John Big George dei Cornalco. Eccomi qua a rispondere all'invito di Roberto. Ci ha voluto qui con lui nella pagina Brutti e Dotati. Avremmo voluto fare chissà che, ma siamo arancioni. E più di questo non possiamo fare, perché in questo momento i Cornalco sono un po' sparsi per i comuni della provincia d'Ancona. Quindi eccomi qua a nome di tutti a salutarvi e ad augurarvi una buona fine e speriamo un buon inizio. E speriamo di vederci il prossimo anno dal vivo su qualche palco a suonare e a far casino come sempre da troppi anni a questa parte. Un grosso ciao da John Big George, ai Brutti e Dotati e a Roberto. Ciao!